Allora, dopo il video su breve video sulle qualifiche, che giustamente poi video sulle qualifiche devo stringare un po' di più perché c'è poco da dire, io mi limiterò all'essenziale. Quando c'è la sprint, giustamente farò le live reaction, il Gran Premio non posso fare live reaction, non fosse altro perché non ho il tempo di montarla. Quindi nel bene e nel male io non faccio questo mestiere, lo sapete, e quindi non ho tempo. Già stamattina sfrutto il fatto di essermi alzato un'oretta prima per andare al lavoro, per portarmi avanti con i video. Allora, pagelle di Juventus Lazio di Gregorio, 6. Non che sia stato tanto impegnato, anzi quasi per nulla. Da segnalare la parata su Guendouzi quando si era ancora in 11 contro 11, ma un tiro completamente smorzato, ci ha battato. È una uscita dove lui ostenta sicurezza, che è quello che serve. Savona, 6 meno, meno brillante di altre volte, però ci sta, il ragazzo è giovane, si farà, e non tutte le partite ti permettono certe giocate e certi momenti. Gatti, voto 6, partita ingiudicabile, oddio, ingiudicabile, anzi 6 più, va. Partita per certi versi ingiudicabile, perché la Lazio da quando è rimasta in 10 non ha praticamente più attaccato, però quando la Lazio era in 11 ha fatto un paio di uscite palla al piede, ha sbrogliato un paio di situazioni che potevano essere fastidiose. Kalulu, voto 6 e mezzo, è praticamente l'uomo che decide in un certo senso la partita con quella zingarata in avanti, subisce il fallo di Romagnoli. Sul fallo di Romagnoli, come sul fallo di Reinders, sapete come la penso. Da regolamento c'è, ma questo non è più calcio, detto in tutta franchezza. Fa quella zingarata che decide in sostanza la partita, quindi 6 e mezzo, ancora una volta una grande partita. Veramente non credevo potesse incidere così tanto questo giocatore. Forse il miglior acquisto di Giuntoli è proprio questo. Acquisto, è un prestito poi. Cabal, voto 6 e mezzo, difensivamente la partita è ingiudicabile, però diciamo che non ha mai sbavature, non fa errori, in più propizia il gol, quindi 6 e mezzo glielo diamo con tutto il cuore. Locatelli, voto 6, non posso dargli di più francamente, perché la partita era rognosa, la Lazio si chiudeva, quella è rimasta in 10, spesso l'uomo libero era lui, inevitabile che giocasse così tanti palloni, però sapete benissimo, a Locatelli manca una cosa: delle volte sembra che abbia paura a prendere qualsiasi, a fare di più del compitino. Questo non mi piace di Locatelli, che reputo un onesto giocatore. Non stiamo parlando di Edgar Davids, questo è palese, però da lui mi aspetto qualcosa in più dal compitino. Cambiaso, voto 6 e mezzo, anche oggi tra i più positivi. Questo ragazzo oramai non mi stupisce più, giocatore totale. Dove deve migliorare Cambiaso in fase di conclusione? Facesse più gol, veramente staremo parlando di un giocatore di livello assoluto. Facesse più gol, per come gioca mi ricorda tanto un giocatore olandese recentemente scomparso, come modo di giocare,
perché qua stiamo parlando di un dio del calcio, solo che quello i gol li faceva e come, è cambiato in questo pecca, però giustamente non è che si può arrivare sempre lucidi per come gioca lui in fase d'appoggio. Che Frank Thuram voto 6, che è una via di mezzo fra il 6,5 del primo tempo dove mi è piaciuto e 5,5 del secondo dove pian piano si è spento, poi ha cominciato a far falli e bene ha fatto Thiago a sostituirlo, decisamente bene. Ora passiamo ai sostituti. Danilo voto 6, non è che deve fare chissà che. La Lazio in 10, praticamente in offensiva, sono altre le partite dove giudicare il signor Danilo. UEA 5,5, entra per dare una scossa ma non incide, a conti fatti non incide. Fagioli 6,5. Ecco, si possono cominciare a trarre i primi bilanci di questa stagione e i primi bilanci mi dicono che Fagioli deve giocare titolare in questa Juventus. Pochi cazzi, il tempo degli esperimenti si va esaurendo, ora bisogna far punti e gioca chi sta bene e chi rende di più. Fagioli in questa Juve deve giocare titolare e chiacchiere non ce ne sono. Allora, detto di UEA, di Fagioli e di Danilo e di Danilo, Azic voto 6 più, mi è piaciuto come è entrato il ragazzo, decisamente ha mostrato personalità, ha impegnato Provedel anche se si era già in vantaggio, ma comunque il ragazzo è entrato bene e questa è una buona cosa. Naturalmente giovanissimo, ma in genere quando si pigliano gli ex jugoslavi di quell'età sì, li devi un po' aspettare, ma alla fine vengono fuori, che ricordo all'Inter Kovacic, Brozovic, presi tutti più o meno a quell'età e poi sono usciti. Quindi buona la prima, come direbbe qualcuno. E adesso poi viene il piatto forte. Douglas Luiz 6-, non mi è neanche dispiaciuto, però io questo non lo vedo ancora calato nel mondo Juve. La partita sarebbe anche da sufficienza per me, sufficienza stiracchiata, ma sufficienza, però gli do il meno perché, come dissi ieri, il diavolo si annida nei dettagli e su quella punizione del primo tempo, posizione per un destro, lì se vuoi prenderti la Juve la punizione la devi calciare tu, come vada la punizione, altrimenti vuol dire che non hai palle a sufficienza per stare nella Juventus, non ti sei adattato, questo vuol dire, perché non senti la fiducia dei compagni, non senti la fiducia, non hai quella personalità di questa la calcio io, perché temi il giudizio degli altri. E io francamente un brasiliano che teme i giudizi degli altri, specialmente per come giocava l'anno scorso, dove sembrava tutt'altro giocatore, a me francamente, per me francamente i bonus cominciano a scarseggiare per questo qua. Quindi quando Thiago lo tiene fuori non lo fa perché è pazzo,
Ildiz 5, il peggiore della Juventus, nettamente il peggiore della Juventus, nettamente il peggiore della Juventus. Nel ripetermi che prima di solo nominare Del Piero, solo prima di nominarlo Del Piero, bisogna pensarci 3000 volte prima di nominare Del Piero, figuriamoci accostarlo a un ragazzino che sì, ha buone qualità, ma io francamente magari dalla prossima mi fa 3 gol a partita, ma io al momento tutto quest'essere fenomeno non l'ho toccato con mano, non vedo, tolti quei gol a Frosinone, Salernitana e quel gol col PSV Eindhoven che ha una fase difensiva, Dio santo, allucinante, io tutta questa fenomenanza io non la vedo. A conti fatti gli riesce solo una finta, ma finché non imparano a leggerla già così lo chiudono. E questo cosa c'ha? Questo c'ha poco più di 10 presenze in Serie A, cosa c'ha? Dove giustamente dovrebbe esserci anche l'effetto novità se tu hai del talento. Poi magari l'avversario impara a leggerti, gli avversari imparano a leggerti e l'effetto novità finisce. Però qua neanche quello stiamo vedendo. È questo che mi fa pensare. Poi magari viene fuori, assolutamente. Però francamente, se Ildiz deve essere questo, tanto valeva tenersi Chiesa. Poi, vabbè, io poi sono sempre controcorrente come i salmoni, poi e so di esserlo, ma fa parte della libertà di pensiero, purtroppo. E io ho sempre detto che la libertà costa, ha un costo, spesso salato da pagare. A me Ildiz francamente non convince, tolto il gol a PSV Eindhoven, io non ho ancora toccato con mano qualcosa di concreto. Poi magari mi smentisce, ma io inizio ad avere seri dubbi su questo ragazzo, non lo so voi, non so voi. Dusan Vlahovic 6 e mezzo, perché ieri mi è piaciuto, perché delle volte sarà anche una banalità, lo dice spesso Thiago Motta in conferenza stampa, delle volte la prestazione non si giudica solo dai gol, non si giudica solo dai gol, ma ieri ho visto un Vlahovic molto migliorato nei movimenti, un splendido l'assist per Kalulu. Sulla traversa, per me è stato bravissimo, ha fatto un movimento alla Filippo Inzaghi, di quelli che gli chiediamo. Sarà perché lo ha fatto sul piede meno congeniale, e tu quando tiri col piede, io sono destro, io quando tiravo col sinistro l'unico tiro che mi veniva era di potenza, che se devo controllare la palla di sinistro, alleluia. Perché paradossalmente, pur essendo il piede monco, hai una sola certezza, tirare forte, sai come muoverti, però lì mi è piaciuto il movimento, nonostante abbia preso solo la traversa, è stato sfortunato, ma ha fatto una bella partita Vlahovic, bisogna dirlo. Che sì, è chiaro che l'attaccante tu al 90% lo misuri dai gol, però faccio un esempio, un grande esempio, Gianluca Vialli, la finale di Coppa UEFA di andata col Dortmund nel 93, Vialli non segnò, fece un lavoro sporco, ma giocò una partita della Madonna, fece assist a Baggio anche,
Viali fece un partitone, forse la migliore partita disputata sotto trapattoni da parte di Viali, la finale di Coppa UEFA dell'andata. Ecco, ieri Vlahovic usciva, partecipava. Ieri Vlahovic mi è molto piaciuto, devo dire, mi è molto piaciuto. E noi questo andiamo cercando dopo tutto. Poi non voglio dare un voto a Thiago Motta, però io voglio dire una roba. Tutti quelli che cominciano a mugugnare sulla prestazione, sullo spettacolo, eccetera, eccetera. Ma io ve l'avevo detto o no? Cioè, non vi aspettate il calcio di Zeman o di Guardiola? Perché state completamente sbagliando strada. Ve l'avevo detto o no? Io vi avevo detto solo una cosa. Thiago Motta cura molto di più il possesso palla. Per il resto è Allegri primo spiccicato. È il primo Allegri. Anzi, Allegri era molto più offensivo a inizio carriera, a Cagliari e al Milan. Era molto più offensivo Allegri, paradossalmente. Io ve l'ho sempre detto, non vi aspettate Guardiola, non vi aspettate Klopp, perché non sarà così. E soprattutto non gli rompete il cazzo. Non gli rompete il cazzo, perché sta veramente facendo le nozze con i fichi secchi. Non solo, ma è riuscito a migliorare tecnicamente la squadra, Thiago Motta. E i nuovi, non è che... Fino adesso dei nuovi non è che chissà cosa si è visto, dei nuovi arrivati. E qua il voto alla campagna acquisti inizia a scendere. Perché è facile, tu vedi i nomi, 10 lode, 10, 11, la cum laude, diamogli la laurea honoris causa e tutte menate varie. Tutti i poveracci che davano voti alla campagna acquisti senza... senza aver visto un solo minuto di questi giocatori. Thiago sta facendo veramente i miracoli, veramente i miracoli, con una rosa forse addirittura più risicata di quella dell'anno scorso. Non so se è più risicata, ma sicuramente peggio assortita rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso le alternative, è vero che faceva cagare il tuo centrocampo l'anno scorso, questo è vero, ma avevi Fagioli squalificato. Avevi Fagioli squalificato, che vedendolo avrebbe fatto tutta la differenza del mondo. Non parliamo poi di Pogba. Anche perché i nuovi centrocampisti, oddio, Thuram ha fatto una buona partita ieri nel primo tempo, ma i nuovi al momento sono un flop, eh? Sono un flop al momento. E non mi tirate in ballo di nuovo la storia di Platini, altrimenti vi mando a fare in culo. A proposito di Douglas Luiz, a me dispiace perché è un buon giocatore Douglas Luiz. Non mi tirate in ballo Platini e Zidane e Nedved, che vi mando a fare in culo. Vi mando a fare in culo. Vi mando. Platini alla settima decideva un Juve-Roma. E negli anni Ottanta Juve-Roma era un po' come Real Barcellona di oggi. Zidane alla sesta di campionato decideva Juve-Inter con uno splendido gol. Zidane. Nedved aveva già una cinquantina di gol in Serie A quando arriva la Juventus, aveva fatto la finale europea con la Repubblica Ceca. Nedved. Quindi non rompetemi il cazzo con questi paragoni che non esistono. Perché stiamo parlando, e lo dico col massimo rispetto di Douglas Luiz, di due mondi, due universi che completamente inconciliabili e incompatibili. Platini, passi per Nedved, Zidane, già faccio una fatica boia, ma Platini, Dio santo, Platini aveva già un terzo posto nel pallone d'oro quando viene la Juventus. Ma che cazzo andate dicendo? Ma per favore, ma che cazzo andate dicendo?
che adesso tutte le leggende metropolitane stanno crollando tutta una dietro l'altra, tutte. Ieri in una live ho letto anche Klopp e Guardiola il primo anno non hanno vinto nulla. Strano, Klopp il primo anno col Barcellona ha vinto, Guardiola il primo anno col Barcellona ha fatto il triplete, al primo anno col Bayern ha vinto, col City è arrivato secondo il primo anno e ci ha messo 7 anni per vincere la Champions, ce ne ha messi Guardiola al Manchester City. Klopp il primo anno arriva a nono, peccato che nessuno ricorda che Klopp subentra a Brendan Rodgers sulla panchina del Liverpool, a situazione già ampiamente compromessa. E due, Klopp non aveva ancora Van Dijk, non aveva ancora Alisson in porta, non aveva Firmino ancora, non aveva Mané. Che cazzo mi venite a raccontare? Sì, Van Dijk e Mané nel 16-17, secondo anno di Klopp a Liverpool, erano ancora al Southampton, incontrano l'Inter in Coppa UEFA, in Europa League, e segnano tutte e due, Mané e Van Dijk a Southampton. Quindi non mi venite a raccontare puttanate ancora una volta. Poi però fanno i paragoni con Lippi e Conte che hanno vinto il primo anno. La storia non si ripete sempre. E adesso vi dico una roba. In condizioni normali, senza il mondiale a novembre, senza le squalifiche, le penalizzazioni, Thiago Motta con la Juve di 2 anni fa per me era primo in classifica a quest'ora. Quindi non rompete il cazzo a Thiago Motta, porca troia. Non gli rompete i coglioni. Siete voi che avete fatto i castelli in aria. Voi li avete fatti. Rompete i coglioni a quello là che va a fare lo sborone davanti alle telecamere, alle interviste. A quello dovete rompere i coglioni e a chi sta sopra di lui soprattutto. Non a Thiago Motta. La noia di qua, la noia, noia un par de palle. Stop, ho finito, iscrivetevi al canale.